Ragazze e ragazzi, ciao a tutti quanti. Vespertilli vi parla di un film del cazzo, come potete vedere dal titolo, però bisogna anche parlare delle cose negative. È giusto parlare delle cose negative. Voi direte, ma Vesper, non ti sembra di esagerare, definire First Man negativo? No, no, e ora vi spiego anche perché. Ragazze e ragazzi, ciao a tutti quanti. Il primo uomo. Film diretto da Damien Chazelle, l'uomo che ci ha dato filmoni come Whiplash 2014 e La La Land, che non ho visto, ma ha dominato il 2017, quindi immagino sia un filmone. E allora, come quasi tutti i registi, anche Damien ha voluto fare il suo film dello spazio, no? Quasi tutti i registi prima o poi fanno il loro film dello spazio. E allora Damien, visto il successo di Whiplash e visto il successo gigantesco di La La Land, ha detto: E mo sai che ti dico? E mo faccio un film sullo spazio pure io. Ma non un film qualsiasi, facciamo un film sull'allunaggio. Holy soul! Ma nella fattispecie, ragazzi, questo non è un film sull'allunaggio e basta. Questo è un film su Neil Armstrong, l'uomo che per primo ha camminato sulla Luna. Quindi non è un film sull'allunaggio, ma è un film sull'uomo che era lì durante l'allunaggio. Ecco, è un biografico. Infatti, ragazzi, è bene precisare che First Man 2018 è basato sul libro First Man. Ovviamente l'adattamento del libro per il film è stato scritto da Josh Singer. Vediamo un po' Josh Singer quante cose ha scritto prima di First Man. 3. Il suo primo film, The Fifth Estate, non mi ricordo il nome italiano, ragazzi, ma è il film su Julian Assange, WikiLeaks, con Benedict Cumberbatch e Daniel Brühl. Il suo secondo film, Spotlight, di cui abbiamo parlato. Lo Spotlight è quello con Mark Ruffalo e quello dei pedofili della chiesa. Sì, l'ho visto. Pesante, ma molto bello, molto bello. 2017 The Post con Meryl Streep, credo, e Tom Hanks. E 2010, quindi, capito, quest'uomo ha scritto tre film prima di First Man. Tre film. Ah, faccelo. E va bene, con Ryan Gosling, Claire Foy, o Foy, o Foy. Jason Clarke, che è ovunque quest'uomo, musiche di un certo Justin Hurwitz, che ha lavorato con Damien Chazelle per Whiplash, La La Land e First Man. Fotografie di un certo Linus Sandgren, svedese, che ha lavorato a tante cose svedesi, finché a un certo punto, 2012, Promised Land, Terra promessa di Gus Van Sant, 2013, American Hustle di David Russell, 2015 Joy di David Russell, La La Land, la battaglia dei sessi, First Man. Ah, e lo schiaccianoci. E in effetti di questo film la cosa più curata è la fotografia. Allora, io non sono una di quelle persone che dice più cose hai fatto, più vuol dire che sei bravo. Cioè, non so se mi spiego, ragazzi, non è che se tu hai fatto 30 film, allora sei per forza più bravo di quello che ne ha fatto 10 o 5. Però, come dice il carissimo Loki in Avengers, supponendo che questa frase sia sua e non di qualcun altro, io considero la cattiva o la buona esperienza comunque esperienza. Quando tu fai una cosa, che tu la faccia bene o che tu la faccia male, hai imparato a fare o a non fare qualcosa. Quindi ragazzi, non offendetevi quando qualcuno che è più grande di voi o che ha fatto più cose di voi può essere in effetti più bravo di voi. Perché voi magari siete bravissimi. Voi magari avete una capacità di apprendimento gigantesca. Siete proprio bravi, siete ispirati. Ma quella persona che ha più anni di voi, quindi è in giro da più tempo di voi, è vivo da più tempo di voi e inevitabilmente, essendo vivo da più anni, ha fatto più cose, è quasi ovvio
che sia più bravo di voi. Capito, ragazzi? Perché quella persona ha avuto più tempo di vita per fare più cose. Non è un'offesa. Se tu sei bravo a fare le torte, se tu sei bravo a montare una bicicletta, ma c'è là fuori qualcuno che fa la stessa identica cosa da più anni e allora è più brava di voi. Magari voi siete talmente ispirati che a 15 anni, a 20 anni, siete bravi come qualcuno di 40, ma quello di 40 anni può sempre darvi una dritta, perché ha vissuto e lavorato più anni di voi. Chiusa parentesi. Quindi non è un caso che la cosa più bella di questo film sia la fotografia. Andiamo per gradi. Il film, oh, sono incastrato nelle mie stesse gambe. La film, allora qua c'è un po' di ritardo di Alzheimer, chiedo scusa ragazzi. La storia del film ci racconta la vita di Neil Armstrong, non solo come l'uomo che andava sulla luna, ma anche il padre di famiglia e il marito. Ci viene mostrato un Neil Armstrong, un Ryan Gosling monoespressivo. Guai se mi rompete i coglioni con Ben Affleck ancora un'altra volta, perché Ryan Gosling è un monoespressivo della Madonna. Insomma, Ryan Gosling è talmente monoespressivo da rischiare di vincere in una gara di monoespressività contro Ben Affleck. Quindi qualsiasi figlio di puttana là fuori che continua a rompere i coglioni sulla monoespressività di Ben si vada a guardare Ryan. Questo Neil Armstrong è freddo, imperscrutabile, quasi senza emozioni, quasi robotico, oserei dire, che affronta appunto il dramma di essere un astronauta negli anni 60, dove la gente scoppiava in aria come se nulla fosse. E la moglie non è proprio felice di questo fatto. Però c'è la corsa allo spazio, perché dovete sapere una cosa, ragazzi, il mondo è dei maschi, purtroppo, purtroppo. Di conseguenza, il mondo fondamentalmente è costituito da una serie di nazioni che devono dimostrare alle nazioni accanto, o anche a quelle lontanissime, devo dire, che il loro missile è il più grande di tutti. Direi 100, 200, 300, negli ultimi 100 anni lo scopo principale dei capi di governo è stato dimostrare agli altri capi di governo che la loro mazza era la più grande. Quindi quando gli americani vennero a sapere che i russi stavano facendo spedizioni nell'orbita terrestre con lo scopo eventualmente di arrivare alla Luna, gli americani decisero che dovevano battere la Russia. Giusto? E quindi cominciarono i vari progetti universali, sì, spaziali, NASA, missili, cazzi e stracazzi. Già di per sé, ragazzi, la storia di Neil Armstrong non è affatto avvincente. Cioè, mi dispiace dirlo, forse gli americani ovviamente idolatrano Neil Armstrong, un americano che è andato nello spazio, il primo uomo sulla Luna. Per gli americani Neil sarà un mito, ma a me italiano non me ne frega un cazzo di Neil Armstrong. Specialmente quando negli ultimi decenni si è sparsa la voce che forse l'allunaggio è stato girato in uno studio televisivo da Stanley Kubrick, per esempio. E va là, ma Vespertini che ci tira di nuovo le cose sui complotti, ma non si è stufato questo? No, ragazzi, non mi stufo. Per quale motivo dovrei stufarmi di dire una cosa che forse è la verità? Scusatemi, ragazzi. Se forse non siamo mai andati sulla Luna, voi non vorreste saperlo? E ci sono tantissime evidenze che dimostrano che in effetti
Tutte le foto e i video sull'allunaggio sono falsi. Perché nel 69, giusto, credo 1969, mica sapevano che avremmo avuto Photoshop, che avremmo avuto le televisioni in HD, che avremmo avuto Netflix and chill, che avremmo avuto WhatsApp. 50 anni fa non sapevano che avremmo avuto ora le tecnologie per smascherarli. Una grossa fetta della popolazione mondiale, non lo dico io, lo dicono le statistiche, andate a cercare. Una grossa fetta della popolazione mondiale non crede nell'allunaggio, non ci crede. Una grossa fetta dell'umanità è convinta che l'allunaggio non sia mai esistito e io sono uno di quelli. È stato girato a Hollywood da un certo Stanley Kubrick, uno dei registi più bravi, più capaci, influenti e famosi degli ultimi 100 anni, solo Stanley Kubrick. Che ricordiamoci, nasce come fotografo, un maestro della fotografia, poi della regia. Che dire, che dire. Quindi, a favore di ciò che con altissima probabilità l'allunaggio è fasullo, io non posso provare interesse ed emozione a vedere un film che probabilmente è basato su una falsità. Partiamo da questo concetto. Andare a vedere il film sul presunto allunaggio degli americani con protagonista Neil Armstrong è una delle cose che meno mi interessava fare. Ci sono andato solo perché ci è andato un amico mio, solo per questo. Eravamo noi due e altre, eravamo forse 10 in tutta la sala, 8, forse 6. E per un buon 10-20 minuti mi sono anche addormentato, credetemi, perché ovviamente è un film lento. Cioè, è un biografico su un astronauta con una vita banalissima che si prepara ad andare sulla Luna. Costo 59 milioni, guadagnati 100 milioni. Lo possiamo quasi considerare una perdita. Mi spiego meglio. Generalmente, allora, quando un film costa 59 milioni e ne guadagna 59, il film è una perdita, perché praticamente tanto vale che non lo facevi. Il film ha guadagnato quanto ha speso, il che vuol dire che nessuno ci ha guadagnato, nessuno. Se il film, per essere minimamente accettabile dal botteghino, cioè dagli incassi della casa di produzione, deve guadagnare come minimo il doppio. Quindi, First Man, per considerarsi un film riuscito, doveva guadagnare come minimo 120 milioni e non ce l'ha fatta. Quindi possiamo considerare First Man quasi un fallimento del botteghino. Andiamo avanti. Il film girato da Damien Chazelle, un regista famosissimo per i suoi film musicali. Il ragazzo, porca puttana. Damien Chazelle ha 33 anni, cioè è uno dei registi più famosi di Hollywood e ha 33 anni. Salute, fratello! Il suo primo film è un film del 2009, Guy e Madeline su una panchina del parco. Romantico musicale, quindi ce l'ha sempre avuta questa fissa il ragazzo. Poi ha scritto L'ultimo esorcismo del 2013, poi ha scritto Grand Piano. Poi ha scritto e diretto Whiplash, un film che per me è un film. Non dirò che è un capolavoro, ma forse sì, forse sì. Poi ha scritto cl 10 Cloverfield Lane, 10 Cloverfield Lane, La La Land. Diciamo ragazzi che seppur Damien abbia 33 anni e quindi praticamente il suo primo film scritto e diretto, 2014, 1985, 2014. 95, 2005, 29 anni. Quindi Damien Chazelle faceva Whiplash a 29 anni, un film che è costato solo 3 milioni e ne ha guadagnati 50. Questo è un film che vince. Costo 3 milioni, guadagni 50 a 29 anni.
Bravo Damiano, bravo Damiano. E poi mi tiri fuori questa porcata di First Man. Il film si divide in due ambiti: l'ambito privato familiare di Neil e l'ambito ufficiale lavorativo spaziale. Il film deriva dalla biografia di Neil Armstrong. Quindi questa è la vita vera, magari leggermente romanzata, di Neil Armstrong. Una noia mortale. Se questa era la vita di Neil Armstrong, ci credo che aveva sta faccia di merda e ha preferito andarsene sulla luna. La moglie, una donna passiva che appunto aveva paura che il marito da un momento all'altro morisse, lasciando lei e i figli da soli. Neil asettico, proprio inespressivo. D'accordo, un uomo dalla vita travagliata, d'accordissimo, un uomo che lavorava per la NASA, quindi conosceva segreti, doveva mantenere segreti, doveva avere una certa durezza, sia mentale che fisica, per andare nello spazio. Lo capisco, ma ragazzi, le scene familiari di Neil mi hanno rotto i coglioni. Io dormivo quando c'erano le scene casalinghe, dormivo. Nonostante Damien abbia diretto due film che parlano di vita, Whiplash e La La Land, quindi sono due film che si basano sull'umanismo, sull'umanesimo. È giusto? E allora com'è che le parti di Neil mi hanno rotto così tanto i coglioni? E poi andiamo nelle parti dello spazio. Lì, incredibile ma vero, Damien sa girare. Nelle parti dello spazio, Damien ci dimostra che sa girare. Bei colpi di luce, bei primi piani un po' claustrofobici, un po' molto bello, molto bello. Se avesse fatto il film tutto ambientato nello spazio, sarebbe stato più cazzuto. Ma poi ci sono, ragazzi, quelle interruzioni, quegli ammezzati di vita privata casalinga della famiglia Armstrong che veramente dà prendere le palle e metterlo nel sacchetto dell'umido, non so se mi spiego. I figli di Neil Armstrong scoppiati, che prendono la madre a colpi di bottiglia, quel cazzo che non mi ricordo, ma poi ragazzi, girato, proprio girato, in maniera pazza. Una delle tecniche più classiche del cinema, l'avrete sicuramente vista, la usa spesso Tarantino per citare i film anni 60 e 70, ma è abbastanza diffusa ancora oggi. Lo zoom improvviso, cioè, l'avrete sicuramente visto, ragazzi. Una cosa ripresa da lontano, un totale, che poi diventa un primo piano. L'avete sicuramente vista. Bene, c'è una parte dove riesce una missione, infatti, tutti esultano. Sentitevi questa, tutti stanno esultando. Totale sulla scena di tutti che esultano. Sì! Poi la telecamera si stringe su una persona che rimane sfocata. Credetemi, ragazzi. Per almeno 3 secondi. Sì, così, ragazzi, sfocatissimo. E appena lo mettono a fuoco, tagliano la scena. Ma dico, cioè, 50 milioni, quasi 60 milioni, mi porti in produzione una merda simile? Sì, sono tutto sfocato. Credetemi, ragazzi, orribile, orribile. Macchina a mano. La macchina a mano, ragazzi, vuol dire quando l'operatore fisicamente fa una ripresa, senza vari strumenti meccanici, lui è la macchina da presa. Generalmente, ma non sempre, la macchina a mano viene usata nei piani sequenza, quindi quando l'azione non è interrotta dallo stop. Più è lunga una scena, più la puoi chiamare piano sequenza. Le scene in casa, sia per ovvietà di spazio che per intensità sentimentale, venivano usate quasi tutte macchine a mano, all'interno della casa, fra Neil e sua moglie, o fra la moglie e i bambini. Ragazzi, c'è un piano sequenza, vogliamo chiamarlo così, piano sequenza di 4 secondi, che, credetemi ragazzi, non sto scherzando, la moglie sta uscendo dalla stanza. Quindi la camera segue la moglie, le gira attorno e poi tagliano.
Il piano sequenza più inutile della storia del cinema. Non sto scherzando, ragazzi, vi prego di andarvi a vedere First Man. Il cameraman segue la donna, le gira un po' attorno, tac, tac, tac. Le parti domestiche sono girate da un imbecille. Sembra che Damien avesse lasciato il talento a casa, o se l'avessero rubato tipo Space Jam. E ha detto, bene ragazzi, io ho 12 anni, giriamo il film. Così. Ovviamente la scena, tutte le scene dello spazio sono spettacolari, ci credo, 60 milioni, almeno fammele bene. Fondamentalmente una rottura di coglioni. Ho letto ragazzi, per me la recensione è finita, ho letto ragazzi che c'è una controversia in First Man, non lo sapevo, l'ho letto adesso. La controversia della bandiera americana. Quando fu scoperto, una delle scene più simboliche, no? Il passo, la piantata, un piccolo passo per l'umanità, la figa, la Madonna, queste cose così. Quando si scoprì che Chazelle non ha voluto girare la scena della piantata della bandiera, ciò ha ricevuto molte critiche, sia dalla critica, ma anche dagli stessi politici americani e non solo, da entrambe le parti. Chi sono, democratici e repubblicani, non lo so, liberali e repubblicani, non l'ho mai capito, non mi interessa. Cioè, ci rendiamo conto, entrambe le fazioni politiche degli Stati Uniti d'America se la sono presa con Chazelle perché non ha filmato la bandiera americana. Io sono scandalato. Non scandalizzato, proprio scandalato. Chazelle risponde a queste critiche. Io ho mostrato la bandiera americana sulla luna, ma non ho mostrato l'atto fisico della bandiera piantata. Questa cosa è stata definita, ragazzi, antipolitica, antipatriottica, proprio tutto. Lo hanno smerdato Chazelle per questo. Chazelle continua. Questa non è stata una scelta politica. Semplicemente volevo concentrarmi su altro, cioè su quello che non è stato mostrato riguardo l'allunaggio. Ah, e tu che cazzo ne sai? A meno che nel libro non ci sia scritto. Quindi devo dedurre che nella biografia ufficiale di Neil Armstrong ci sono scritte cose che noi non potremmo sapere. No, intendeva dire che volevo concentrarmi anche sul resto. Non sull'americanizzazione della Luna. Sì, d'accordo, ci può stare, però una buona volta che fai un film sull'allunaggio, magari piantala quella cazzo di bandiera. Anche perché gli americani, che hanno il pisellino piccolo piccolo, ci tengono a ricordare al mondo che la Luna appartiene agli Stati Uniti. Trump commenta, è quasi come se si stessero imbarazzando delle vittorie dell'America. Quando pensi a Neil Armstrong, pensi alla Luna e pensi alla bandiera americana. Soltanto per questo motivo non andrei a vedere il film. Il film ha avuto un opening, quindi un'apertura, una giornata d'apertura, di 16 milioni e alcune persone sospettano che questa bassa apertura, perché 16 milioni, non so se lo contano in giornata, in fine settimana, quindi 3 giorni, o in singola settimana, però qui parla di bassa bassa rendita e alcuni vogliono presumere che sia proprio perché non c'è la bandiera americana, ma chi lo sa. Comunque ragazzi, questo film First Man ci dimostra come un regista che in teoria sa il fatto suo può ancora sbagliare. Questo film ci dimostra che un regista che ha girato ed è diventato famoso per due film, non musical, ma due film quasi musicali. No, vabbè, La La Land è un musical. Whiplash è un film sulla musica, è un drammatico musicale, devo dire. Ci dimostra che quando cerchi di fare qualcosa che non è il tuo campo, fai delle cacate. Ripeto, ripeto, già di per sé la vita, perché noi dobbiamo parlare dei fatti. La vita di Neil Armstrong non è per niente interessante. Punto primo. Punto primo.
Se poi tu devi anche girarli in maniera approssimativa, credetemi ragazzi, girati in maniera cretina, è stato più avvincente il film su Dick Cheney, cazzo, e non su First Man. Cioè, è stato più avvincente vedere la scalata al potere di un porco, perché Dick Cheney è un porco, piuttosto che vedere il primo uomo sulla luna. E già questo la dice tutta. Da Vespertini è tutto, un basetto. Vannega.